Professore, abbiamo appena ascoltato uno strillo di un banditore probabilmente, ecco, cosa voleva dire? Beh, voleva dire che in effetti era il banditore di un tempo che annunciava alla popolazione i fatti più salienti del paese. Qui ha annunciato che praticamente un vitello si è precipitato da un terreno e che praticamente poi la carne si vendeva a basso macello, anche se la carne era buona. E quindi era un po' un incentivo a comprare la carne di vitello, che allora non era molto in uso perché si usava il castrato di pecora o la capra o l'agnello. Ecco, probabilmente aver inserito questo un dettaglio, no, della vita di un tempo, forse è un po' la formula vincente di questo presepe vivente, nel senso che da un lato c'è la tradizione anche religiosa e allo stesso tempo si inseriscono tutta una serie di elementi. Non dimenticare da dove veniamo. E quindi praticamente, oltre al fatto che è una cosa che risponde alla fede popolare, insomma, però c'è tutto questo recupero di quello che avveniva. Bisogna ricostruire l'atmosfera di quel tempo, perché il recupero avviene proprio attraverso questa atmosfera particolare. Ecco, quando è iniziata questa riscoperta del presepe vivente qui a Castelluccio Inferiore? Nel 1998, un anno dopo che avevamo fondato il circolo culturale, siccome avevamo avuto dell'affermazione con la commedia e con altre attività, ci fu l'ideazione da parte di Giuliano D'Agostino, ebbe questa idea qui e poi naturalmente cercammo praticamente di mettere in cantiere tutta questa manifestazione, che è complessa perché necessita di un lavoro preparatorio diciamo di alcuni mesi prima, perché è complesso l'organigramma e quindi ci sono dei dettagli che non si possono trascurare, perché basta trascurarne qualcuno e la manifestazione perde di mordente. Tra l'altro vediamo tanti dettagli ben curati, abbiamo visto nelle botteghe artigiane vi è il materiale vero, diciamo, vi sono le utensili insomma di un tempo ancora attuali, ma che però magari non si vedono, insomma, ecco, proprio tutti i giorni, quindi davvero una bella riscoperta anche da questo punto di vista. Anche, diciamo, un incentivo a conservare gli oggetti del passato, perché la storia non è che si scrive, è quella che si scrive sui libri, che è un punto di vista magari dell'autore, ma la storia è fatta negli oggetti, soprattutto quelli che sono stati usati, e i monumenti, qualsiasi cosa è praticamente un documento storico, quindi è importante conservarne e non disperdere, perché in passato non si apprezzava questa cosa e si sono disperse parecchi materiali che oggi sarebbero utilissimi proprio per ricostruire le vicende di un tempo. Ecco, tra l'altro parlavamo con il sindaco qualche minuto fa, lui evidenziava un po' quest'idea di salvaguardare alcune aree del paese e raccontava di questa filanda, no, che era nei pressi della sorgente San Giovanni, quindi ecco, anche il presepe rientra un po' in questa rinascita. In effetti c'erano delle validità. Una era la forza idraulica, appunto, di cui ha parlato il sindaco, che era, diciamo così, era una piccola cittadella, ecco, del fiume, dove c'erano i trappeti, dove c'erano le filande, dove c'erano le gualchiere, e dove c'era il mulino, dove c'era il lavatoio, dove c'era forza idraulica, era già una ricchezza per il paese. Io direi che il paese Castelluccio è un paese alle sorgenti del fiume San Giovanni. Perfetto, professore, allora noi seguiremo questa bella manifestazione. Tra l'altro, qual è stato il problema più grave quest'anno? Ma i problemi gravi non ne abbiamo avuto, perché pur avendo la sensazione di ricominciare sempre da capo, perché
non è che si crea un cliché che poi lo vai a rispolverare, no, ogni anno va ripensato, e quindi questo comporta sempre un impegno, sempre di mandare l'immaginazione al potere, perché diversamente fai una cosa che non attrae, insomma. Perfetto. Professore, ci vediamo lungo il percorso, grazie. Grazie. D'accordo, grazie a te. Allora, il professore Benedetto Gaetano Esposito può dirci tante cose di Castelluccio Inferiore, perché ci ha insegnato e ha diretto le scuole di Castelluccio per tanto tempo. Sì, e quindi ho tanta esperienza dovuta anche all'età. Oggi sono particolarmente contento e felice di osannare insieme a voi l'entrata di Dio nella storia degli uomini, e questo per me è il motivo religioso di fondo. Però l'altro motivo di gioia proprio grande è vedere tutta Castelluccio ai piedi della grotta. Oggi ci sentiamo tutti un po' più buoni. Oggi le rivalità, le inimicizie, tutte quelle grettezze che sono un po' caratteristiche dei piccoli centri, come lei sa, vengono abbandonate. E in questo abbraccio d'amore è il più grande miracolo che il bambino può farci. Vorrei fare un ringraziamento agli organizzatori, a Vincenzo, a Giuliano, che dedicano tanto tempo e tanta passione per la realizzazione di quest'opera, che ormai ha superato anche giudizi nazionali, come lei sa. E un grazie a lei e a tutti i suoi collaboratori, perché le sue cassette hanno consentito di esportare questo lavoro non solo fra i castellucesi in Italia, ma anche in America, soprattutto in Brasile e in Argentina. Persino in Perù io ho mandato una cassetta, e per ringraziamento mi è stato restituito un piccolo presepio, mi è arrivato avanti, con cui io ho arricchito la mia collezione, modesta collezione di presepi. Quindi... Professore, questa piazza così bella, ricordiamo, è una piazza che ha vissuto momenti molto particolari, mi riferisco al prodigio della Madonna, ecco, quindi davvero anche in questa occasione acquista un fascino. Sì. Io il 1902, al cinquantenario, ero presente, quindi non ebbi la gioia di vedere muovere gli occhi della Madonna, ma mio padre e mio fratello, ricordo che piangevano, e tutta la gente,
Io questa fortuna non l'ho, però andai a Cassano a parlare con il vescovo per vedere di organizzare poi una bella festa. La Madonna addolorante è sempre presente in tutti gli avvenimenti religiosi che si fanno in questo paese. Professore, per concludere, nei piccoli paesi l'avete detto sicuramente, insomma magari nel corso dell'anno magari vi possono essere anche piccoli screzi, però si nota una particolarità di Castelluccio, che è un popolo unito. Sì, comunque sì. Ecco, in un'occasione come questa davvero tutto il paese è a disposizione. È un grande miracolo e speriamo che questo abbraccio di amore, di fraternità non si esaurisca oggi, ma che continui e sia per tutto l'anno, per tutti gli anni. Ringrazio lei e spero di rivederci. Assolutamente sì, l'anno 20. Lo dico soprattutto per me, che no, aver superato 90 anni è per altri in un periodo. Altro, la sua presenza è segno, no, di vitalità, no? E poi anche un po' un collegamento, no, tra il tempo di una volta, no, e il tempo di adesso. Altri tempi, altra realtà, abbiamo scritto in un libretto, no? Grazie professore, grazie. Sindaco, dicevamo con il professore Esposito che questa piazza è un po' magica perché vive momenti davvero importanti, abbiamo ricordato i momenti del doppio prodigio e poi ecco anche questo, no? Lo diceva il professore, anche un altro prodigio, perché tutto il paese è intorno a questa bella manifestazione che è innanzitutto una manifestazione religiosa, insomma, nella quale si ricorda la nascita di Gesù. Sì, il professore, diciamo, è un veterano sia di esperienza ma anche, diciamo, da questo punto di vista interpreta un ruolo anche molto importante nel presepe, quello di Simeone, no? Quindi effettivamente è una piazza molto prodigiosa e ci auspichiamo che questo prodigio continui a lungo perché possa dare più sollievo alla nostra popolazione che ne ha bisogno e noi abbiamo tanto ancora da fare. Sindaco, noi abbiamo visto, ecco, analizziamo per un attimo il dietro le quinte, perché poi insomma tutto va tutto bene, però dietro c'è una regia, ecco. A livello di comune, a livello di amministrazione comunale, qual è stato il vostro impegno? Sicuramente logistico, perché si è fermato un paese, abbiamo visto tante transenne, un servizio d'ordine impeccabile. Sì, in realtà ci siamo occupati noi maggiormente di quello che è il coordinamento di protezione civile, perché è compito istituzionale far sì che ciò avvenga nella massima sicurezza. Quindi abbiamo predisposto anche delle ordinanze necessarie a governare il traffico e quindi a mettere in sicurezza il centro del paese. Devo ringraziare il Circo Lagorà perché sono stati e sono gli animatori di questa bella festa, con la quale noi sinergicamente diamo supporto e diamo apporto e facciamo sempre in modo che questa cosa riesca nel migliore dei modi per la comunità e per l'intera Basilicata, perché voglio ricordare che è una manifestazione che ha avuto un premio internazionale, quindi ha avuto il riconoscimento come miglior presepe vivente di Basilicata, quindi per noi è una gioia poterlo riproporre e poterlo migliorare. Sindaco, chi ben finisce inizia anche bene, parlo del 2018. 2018 abbiamo in programma tante belle iniziative che tu conosci e che sicuramente sarai presente in mezzo a noi quando le faremo, no? Quindi ripartendo proprio appunto al PC Dato, che è una per noi ormai diventa un punto di forza, no? Proprio in questi giorni abbiamo ottenuto anche un finanziamento dal GAL proprio per far sì che la manifestazione prenda una situazione molto più corposa, e quindi da questo possiamo poi trarre tutti quanti dei benefici in ricaduta, perché stiamo portando avanti il progetto di filiera, quindi siamo ben contenti. E teniamo in sospeso una cosa che ci ha promesso Sua Eccellenza Orofino insieme a Monsignor Sirufo, di fare in modo che venga riconosciuto ufficialmente il miracolo della Madonna Addolorata, quindi questo per noi sarebbe veramente tanto, quindi ci auguriamo che in quest'anno si possa compiere anche questo ulteriore prodigio e che quindi noi siamo pronti ad accoglierlo nel migliore dei modi. Grazie Sindaco, grazie. Allora, siamo con la regista, anche l'ispiratrice di una manifestazione, diceva il sindaco, valorizzata al punto da essere la rievocazione, ecco, del presepe più bella, più importante della Basilicata. E in generale davvero, dottoressa, lei è particolarmente legata a questo momento religioso, ma che è anche un momento di forte unità popolare.
Questa è una manifestazione che è arrivata alla 10ª edizione, per cui 10 anni, quello che si vede stasera in piazza è la partecipazione corale non solo di tutto il paese, tutte le generazioni a confronto in questa festa bella che è il Natale. E sì, certo, recupero delle tradizioni, e il nostro passato che non dobbiamo dimenticare, e quello che si vede stasera qui. Tra l'altro vediamo tanti giovani, quindi sicuramente abbiamo visto anche tante persone mature, ma c'è stato quasi un abbraccio, insomma, un po' ideale ma anche reale tra le nuove generazioni e quelle che hanno generato poi quello che stiamo facendo adesso. Ma in realtà noi abbiamo cercato di coinvolgere tutti, questa manifestazione è una manifestazione che unisce proprio tutti. Noi da settembre ci stiamo lavorando e posso dire che nessuno ci dice di no o rifiuta di fare la comparsa o rifiuta di prestare oggetti, quindi è una cosa che sente il paese, perché noi quando abbiamo pensato a questo presepe, io l'ho detto prima e lo ripeto anche adesso, cioè noi volevamo una cosa nostra, castellucese, che non fosse un presepe con modelli scontati quali sono quelli palestinesi, ma che fosse un presepe castellucese. Noi infatti abbiamo immaginato che Gesù Bambino è nato qui, quindi una capanna che non è una grotta, i nostri panni, il nostro dialetto, le nostre tradizioni, i nostri usi e costumi. Davvero quasi una sovrapposizione tra la storia che conosciamo tutti, la traccia, e poi invece ecco la capacità, come lei ha detto, di costruirci quasi una narrazione, una sceneggiatura, mi viene da dire. Ma certo, perché questa è l'idea vincente. In realtà noi abbiamo tutta questa partecipazione perché le persone lo sentono loro, perché il dialetto e il Vangelo è raccontato alla maniera dei vecchi cantastorie, e in dialetto sono i loro panni, sono i loro usi e costumi, per cui è una cosa nostra che non ha niente a che vedere con i presepi soliti che si possono, parliamoci chiaro, ogni paese oggi ha il suo presepe vivente, però è proprio questi sono i motivi che ci hanno permesso di vincere l'anno scorso un importante premio internazionale. Allora, facciamo un parallelo con lo sbarco in Normandia, quali sono le differenze? Nel senso, a livello organizzativo, abbiamo visto il bue, abbiamo visto anche gli animali, anche i dettagli, vediamo delle colombe, delle tortorelle sulla parte alta della grotta, quindi anche una maniacalità positiva ovviamente nella ricerca dei dettagli, però questo porta poi ad accumulare tanta fatica, perché non tutto arriva qui per caso. No, infatti quest'anno poi è stato un anno particolare, abbiamo avuto un sacco di difficoltà, abbiamo combattuto con l'influenza, abbiamo combattuto con le malattie, con gli imprevisti dell'ultimo minuto, però ripeto, la volontà è tanta, c'è tanta partecipazione, ci piace così. Ecco, per concludere, la Sacra Famiglia è diversa dall'anno scorso, se non vado errato, non vorrei fare una gaffa, ecco, come viene trovata, come viene selezionata? Ci guardiamo intorno, guardiamo i nostri ragazzi, ovviamente giovani, e il bimbo si prende l'ultimo nato o maschio o femmina che sia, per cui è facile. Perfetto, grazie e davvero complimenti. Grazie a te, Mario. Grazie. Allora, abbiamo citato i giovani, Massimiliano Stabile, ecco, come sei stato coinvolto, Massimiliano, in questa manifestazione? Beh, non male, è stata come tutti gli anni, ma alcune volte è meglio, quest'anno è stato forse meglio. Io per esempio ho fatto l'arrotino, sono stato bene. Come venite chiamati probabilmente da Giuliana, ecco, dall'associazione, vero? Già a settembre-ottobre? Sì, diciamo di sì, ci convocano perché sanno che abbiamo fatto anche negli anni precedenti, quindi ci riconvocano. Quindi siete sempre arruolati. Sì. Ascolta, chiaramente anche l'occasione per stare insieme a tanti altri giovani come te, ecco, cosa ti dà, cosa ti trasmette questa iniziativa? Già, perché è bello farlo, e poi è una cosa antica che non si fa, siamo ragazzi, giovani, si può fare. C'è un fascino particolare, vero, nel farla, rispetto magari anche ad ascoltarla, che ne so, anche a vedere i film magari, ecco. Tocchi quasi con mano quello che è accaduto a Betlemme 2000 anni fa. Sì, perché c'è anche il lavoro da fare, sono belli lavori che si facevano e tutto ciò. Perfetto, grazie.
Allora, Salvatore Borrelli ha fatto una parte, è stata una comparsa, il massaio, e poi però ha avuto un ruolo indiretto molto importante, è così Salvatore? Sì, molto, il vasaio comunque, sì, un ruolo importante, orgogliosissimo di questa cosa, mi hanno coinvolto con Alessandro che ha fatto il bambinello e niente, cosa dire, una gioia immensa. Ma Alessandro insomma nasce bene così, vero? Si svilupperà bene. Sicuramente si svilupperà bene. Poi stranamente a casa dorme poco, qui come è entrato nella capanna ha dormito di continuo, quindi è stato tranquillo, è un bimbo dolcissimo, tranquillo, e l'ha dimostrato anche stasera. Tra l'altro penso sia una soddisfazione per un padre e per una mamma, insomma è una soddisfazione infinita, no? Vivere un momento come questo. Sì, 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 infatti quando ci è stato comunicato che volevano Alessandro come bambino siamo stati contentissimi, poi insomma è stata una grande gioia e una bella manifestazione. Ecco, penso che la porterai sempre nel cuore, vero, questa manifestazione? Sì, 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 a parte che siamo proprio comparse da tanti anni che c'è stato il presepe qui a Castelluccio, e poi quest'anno con quest'altra, diciamo, novità siamo sempre, sempre più presenti. Ecco, per concludere, tanta gente, lo dicevamo con il sindaco, con Giuliana, con il professore, con le persone che abbiamo intervistato, c'è un'unità che dimostra il paese. Poi magari durante l'anno ci può essere pure così la difficoltà, lo screzio, però ecco, nelle grandi occasioni Castelluccio si ritrova unito ed insieme. Sì, 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 questo sì, i paesi piccoli purtroppo sono questi, ci sono i pro e i contro, però in queste manifestazioni diciamo che poi è molto unito il paese. E poi anche gli organizzatori di questi eventi sono molto bravi a coinvolgere tante persone, e quindi speriamo che va avanti sempre questa manifestazione, perché è una bella manifestazione. Grazie, grazie, grazie. Grazie.